Totto. Questo è il sunto, la sintesi del programma che in una notte insonne io ho voluto trasformare in un albero. Un grande, bellissimo, mi sembra, albero della libertà. Allora, primo, l'albero della libertà è la quercia dei DS. Secondo, non l'ha smacchiato. Come lo trovi? No, io un po' l'ho smacchiato, sai che gli ha rimesse le macchie. No, io penso... Rimesso le macchie? No, nel senso, guardate, nel 2013 io anche... Se non me lo riconosce nessuno, e quindi sono costretto a dirlo io, perché si continua a dire, e anch'io lo dico sempre anch'io, che Prodi ha battuto due volte Berlusconi, eccetera. Una volta lo batté di poco, 28.000 voti nel 2006. L'ho battuto anch'io. Di poco, sì, di poco. Beh, lei aveva però l'ho battuto quello anch'io. Che si diceva il gol no, a porta allora, vuota, no? Allora, dov'è che... Là che nascerei, dov'è che, forse, che, no? che la smacchiatura, dov'è avvenuta? È avvenuta quando in quel Parlamento, dopo il 2013, non avevano più i numeri per far passare le leggi ad persona. Aveva dei problemi Berlusconi, su quello si ruppe il centrodestra. Ora, io credo col governo Letta, che il governo Letta portò le cose a una situazione nella quale Berlusconi era... diciamo fuori dal gioco politico. Beh, veramente era al governo. Fu, Inizialmente era al governo, poi no, si tirò un po' indietro. Sì, è perché quando successe, la legge ad persona su cui ruppe Alfano sostanzialmente, e Letta ebbe la capacità di portare in Parlamento questo re dell'azione, e lì ci fu una nuova fase politica. E dopodiché, secondo me, ma per una valutazione politica, il PD cominciò nel renzismo a venire in mente che bisognava disegnare l'avversario che erano i grillini, che erano i 5 Stelle, perché erano i barbari. E per questa via fare il patto del Nazareno. Io ho detto sempre, da quando mi è tornato la possibilità di parlare, che... Il vero problema, la mucca, la mucca nel corridoio che è obbligatorio vedere, è il fatto che nel mondo, in Europa e in Italia, si sta creando un campo di idee favorevole a una destra regressiva.